Si è svolto all'ospedale Santissima Addolorata di Biancavilla il briefing periodico sui dati dell'attività del nosocomio. Presente il direttore generale dell'azienda sanitaria Tre Catania, Maurizio Lanza, che era accompagnato dal suo staff, il direttore amministrativo dell'ASP Giuseppe Di Bella, il direttore dell'ospedale Mario Patanè e i primari. In estrema sintesi, i dati fotografano una situazione tutto sommato positiva in termini di servizi offerti, ma i margini di crescita sono ampi. Il direttore generale Lanza ha annunciato l'apertura del reparto di rianimazione entro il mese di ottobre. Questa è la quarta volta che io vengo in questo ospedale a parlare con gli operatori, a rendermi conto dei problemi che ci sono e a presentare i dati e commentarli con loro nell'obiettivo di migliorare l'assistenza agli utenti di questa zona. È un ospedale nuovo, ristrutturato da pochissimo, con una rianimazione che a breve aprirà nelle more di trovare il personale necessario, contiamo a breve di farlo. È un ospedale che ancora deve crescere, ha delle grandi potenzialità. E ritengo che l'apertura della rianimazione darà ulteriore linfa e ulteriore possibilità di servizio. I dati diciamo che sono positivi o negativi rispetto agli ultimi 6 mesi? Allora, i dati di questo ospedale sono dati positivi, però sono suscettibili di miglioramento in termini di dimensione, diciamo così, del servizio. Noi stiamo mettendo molte risorse umane, molte risorse tecnologiche in tutte le nostre strutture e ci aspettiamo dagli operatori una risposta consona a quelle che sono le risorse finanziarie che noi stiamo investendo sugli ospedali. Si prevedono dei potenziamenti o finanziamenti? E per quanto riguarda l'ala vecchia dell'ospedale ci sono dei finanziamenti che comportano la ristrutturazione di queste vecchie aree, per quanto riguarda questa ala nuova a livello strutturale non ha bisogno di nulla, tecnologicamente anche completa, quindi quest'area è semplicemente destinata ad aumentare la produzione.